va bene, ma allora poi non puoi far passare il triplo talk della Makarova. Adesso attenzione, è arrivato il momento di Carolina Kostner, sempre elegantissima, con i suoi costumi firmati da Cavalli. E adesso Leonova, volevo dire. Andiamo a vedere questo programma basato sul notturno numero 20 di Frédéric Chopin e concerto per violino di Piotr Tchaïkovski. Triplo flip, doppio toluc, molto ottimo. Bene, sicuro. Ottimo avvio di Carolina. Ora attenzione perché ho visto provare Lutz nei 6 minuti. E va il triplo Lutz. Bene il triplo Lutz. Parte la sequenza di spirali. 3, buona la prima. Cambio filo, forse un po' lungo. Sei, ci siamo. Attenzione all'ultima. 1, 2, 3, buona. Ottimo, doppio Axel. Eccolo lei, backspin. Bene. Saltata, fine sit, giù, 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 giù. Brava. Ok. Entrance, filo interno, rotola combinata, bassa, alta, ok. E la prima prova è superata, la prima prova è superata per Carolina Kostner, ritrovata sul ghiaccio di Tallinn dopo un periodo di transizione, dopo l'evoluzione, il cambiamento di staff e di allenatore, è ritornata prepotentemente sul ghiaccio di Tallinn per dire che almeno l'Europa è sua, e questo non ha dubbi, Franca, è davvero, deve essere la migliore valutazione perché è stata la migliore. Sì, evviva finalmente Carolina, la Carolina che conosciamo, la Carolina che tutti vogliamo vedere, splendida nel modo di pattinare, come sempre, leggerissima, con un ritmo nelle ginocchia, un'eleganza impressionante, una scorrevolezza di nuovo molto molto bella, la rincorsa iniziale, ma il triplo flip era nuovamente delle sue, che è assolutamente sua, particolare, ha una velocità che nessun altro ha al mondo, i migliori skating skills al mondo, e finalmente sicura sui salti, senza la minima sbavatura. Rivediamo qui l'entrata del triplo flip, bellissimo filo interno. Un arrivo un po' dubbio visto da questa inquadratura, ma l'arrivo poi del doppio tolup invece è assolutamente precisissimo, fantastico. Il triplo Lutz, splendido filo esterno anche qua, è un ottimo arrivo, senza difficoltà, proprio senza fatica. Molto ispirata Carolina Kostner.
finalmente ha ritrovato, sembra quasi, il piacere della pattinata. E Andrea, tu che l'hai seguita in tante manifestazioni anche con noi, rivedere questo piacere di stare sul ghiaccio è davvero un grande conforto. Sì, era da tempo che Carolina non si esprimeva a questi livelli, finalmente è tornata a fare quello che solo lei sa fare, una prestazione di altissima qualità, attesa da tempo, finalmente è riuscita a mettere tutti i pezzi insieme, e questa è la vera Carolina, è la Carolina che ci aspettiamo sempre, è la Carolina che anche qui, ma poi anche in chiave mondiale, può non dico dettar legge, ma insomma essere all'altezza delle migliori. Togliamo forse Yuna Kim, ma insomma dopo la coreana tutte le altre sono lì, e Carolina merita di essere in questo gruppo. Eccola intanto proprio con la signora Krista Fassi che la sta seguendo qui a Tallinn. Deve essere una bella emozione anche per Krista Fassi, che ha seguito tanti pattinatori italiani in passato insieme al marito Carlo Fassi, e che adesso dopo un periodo lunghissimo dove sì, ha sempre lavorato in America ma non seguiva più pattinatori italiani, ritrovarsi con una Carolina Kostner deve essere una bella emozione per lei. Stare su quel Kiss and Cry in questo momento deve essere molto emozionante. Beh, se tutto va come deve andare, non, il pannello tecnico non ci fa qualche sorpresa, dovrebbe stare tranquillamente sopra 60. Italia 65-80, nettamente al comando, finora è l'unica pattinatrice a superare il muro del 60, 65-80 per Carolina Kostner. Andiamo a vedere quelli che potevano essere i dubbi. Allora, il triplo flip doppio Tolup è stato assegnato bene con un GOI di 1,20 in più.